Beh ragazzi, accendete lo zaino, accendete 130, si vola. Vai, no, no, fai piano. Vai. Olè, no. Aia. Ragazzi, fuori ci sta un temporale che mette proprio i brividi. Ciao a tutti quanti ragazzi, qui è Vittorio Loffredo e benvenuti in questo nuovissimo video. Non sapete quanto mi dispiace dirlo, ma sta per ricominciare la scuola. Ma perché l'estate deve finire? Comunque, parlando di scuola, un sacco di voi mi hanno fatto domande del tipo: Vittorio, ma che zaino usi? Che borsello usi? Che diario usi? Oggi cercherò di mostrarvi tutto l'occorrente scolastico che utilizzo. Prima cosa lo zaino. Allora ragazzi, dovete sapere che questo zaino è uno zaino speciale. Mi sa che forse l'avete già visto all'inizio del video, o forse no, non lo so. Questo qua è uno zaino razzo ed è una figata assurda. Beh ragazzi, accendete lo zaino, accendete 130, si vola. Vai, no, no, fai piano. Vai. Comunque state attenti ai buchi che si fanno sul soffitto, perché sono difficili da rimettere a posto. Eccolo qua. Ho i baffi, il mio borsello magico. La cosa assurda di questo borsello è che ci puoi inserire tutto quello che vuoi dentro. Guarda. Ecco, sta entrando. No, sono finito in un'altra dimensione, aiuto. Se qualcuno invece inizia a rompervi le scatole, c'è questa penna fantastica. Guardate. Non c'è niente di meglio della penna laser per disintegrare i vostri nemici. Comunque, secondo me, ragazzi, la cosa che rende più fighi a scuola penso che sia il diario. Ragazzi, la scelta del diario è fondamentale. E indovinate quale diario sceglierò quest'anno? Guarda. Visto? Quest'anno utilizzerò il diario BU, perché che lo potete personalizzare come vi pare e piace. Per esempio, io l'ho fatto volare. Guarda, adesso riesco anche a farlo volare, guarda. Ah! Tipo c'è quello blu, poi c'è quello verde, quello arancione, quello rosa. Hanno messo anche apposta tipo delle date che non esistono, come il 32 marzo, guarda, 32 marzo. Io mi ricordo che in ogni anno ci sono sempre stati gli adesivi. Quest'anno non ci sono, però indovinate cosa hanno messo. Hanno inserito il righello con le formine dentro, che in poche parole sarebbe come avere gli adesivi infiniti. Poi se volete dei consigli su come personalizzare il vostro diario, farlo volare, tutto quello che volete, troverete dei suggerimenti sulla pagina Instagram YouDoYouLab, che vi diranno come far sembrare ancora più figo il vostro diario. In questa foto, come al solito, c'è un Vittorio selvatico nascosto. Riuscite a vederlo? Like se lo vedi. E niente ragazzi, questo era tutto il mio corrente scolastico. Vi auguro un anno veramente da boom. E noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Ciao!